bisogna farlo a livello sindacale. Sì, certo, siamo aspettatissimi, che chiacchiera. Vabbè, andiamo. Non revocate dai sindacati, anzi dovete di noi, vi vogliamo bene pure noi, ma voi ci dovete tutelare. Cioè questa, diciamo, questo possiamo dire che è quello che dice l'amministrazione. Convinceteli, non dovete revocare, perché dovete convincere, se revocate quelli non si convincono. E noi abbiamo detto esattamente il contrario, che quel poco di positivo che dicono è perché qui in campo ci sono i colleghi e le colleghe che non mollano. Ora, è vero, ad essere sincera, no? In tutto quest'iter, è vero che almeno da parte di alcuni dei funzionari, indipendentemente dai dirigenti primi, non è che loro abbiano un interesse o una volontà vera di togliervi di torno, perché a loro non gli entra niente in tasca, cioè non è non per altro. Anche se poi ci sono alcuni super dirigenti, noi sappiamo anche chi, che sono stati mandati appositamente anche al Ministero, no? Dalla funzione pubblica, e c'hanno qui degli incarichi di rilievo perché sono i tagliatori di teste, che ovviamente sono coloro e che provvedono poi a fare le proposte per i risparmi, e che naturalmente quello che loro ci dicono è: guardate che qui c'è una legge, no? E quando una legge diventa legge, quindi è norma, non è che noi possiamo impedire che comunque la norma venga attuata. E noi gli abbiamo risposto: impedire no, ma rallentare sì. E loro sì, infatti sono 2 anni che non andiamo in porto. Dico sì, grazie sempre al fatto che la Tigna sia quella che è. Bisogna dire che noi abbiamo continuato a ripetere e a sciorinare, ad evidenziare quelle che sono le contraddizioni. Secondo l'amministrazione questa bozza non è stata una bozza, è stata una bozza da loro preparata e presentata in una riunione sulla mobilità e sugli organici alle organizzazioni sindacali. Perché ci sono stati degli incontri tra MIUR, MEF e Funzione Pubblica che hanno portato alla considerazione di mettere in campo una bozza nuova, in cui hanno cercato di migliorare, perché la dispensa sicuramente migliora e perché naturalmente il fatto che non tutti in un botto diventiate ATA, ma un po' alla volta, è sempre un po' indolore e quindi è meglio che precedentemente. E quindi è chiaro che il problema è che non si muove paglia, no? Da questo punto di vista. Però siccome io ho iniziato riportando quello che avevo detto nell'incontro, e che cioè io avrei chiesto che al tavolo si andassero a sedere i colleghi e le colleghe, precari amministrativi e tecnici e idonei. Dico: guardi, io so che voi avete un problema rispetto ai COBAS, perché sostenete che COBAS, se solo fanno capozziello, lì vengono buttati fuori e c'è la guerra armata con le altre organizzazioni sindacali. Dico: ma io non ho problemi, io posso far venire i colleghi e le colleghe che si sanno rappresentare benissimo anche senza di me. E no, ma non si può assolutamente. La verità è sempre quella, che loro sostengono che ci sono delle norme che lo impediscono, ma come io ho ribadito, le norme che lo impediscono sono le norme che impediscono ad organizzazioni sindacali o associazioni o quant'altro che non siano maggiormente rappresentative di sedersi al tavolo della trattativa, ma non impedisce a rappresentanti di associazioni di entrare
alle audizioni in presenza delle organizzazioni. E comunque sia, visto che questo sembra un ostacolo insormontabile, ho proposto un tavolo tecnico. Semplicemente, allora facciamo così, separiamo i due tavoli, si faccia un tavolo tecnico all'interno del quale coloro che sono in campo oggi, secondo me quelli che si stanno guadagnando la rappresentatività sul campo, e cioè gli inidonei e ATA precari amministrativi, adesso si sono aggiunti anche i nostri modelli viventi, che peraltro sono stati pure loro già trasferiti sui posti ATA, cioè hanno fatto la stessa trafila come collaboratori scolastici, hanno fatto la stessa trafila degli inidonei anche se per un altro profilo, quindi sono inseriti perfettamente nel meccanismo. E allora, intanto ho detto che secondo me il tavolo o tavolinetto tecnico, come lo vogliono chiamare, dovrebbe essere aperto a voi che sul campo ci siete. Loro hanno detto, ma mica esistono solo loro, ci sono tante associazioni. Organizzano, ho detto, che problema c'è? Apritelo a tutte le organizzazioni e associazioni, non è che noi diciamo noi sì e gli altri no. E noi vengano tutti quelli che rappresentano questo spezzone di categoria, ce ne sono altri, chiamateli, mica abbiamo problema che dobbiamo essere solo noi depositari della battaglia, anzi più siamo a portare avanti meglio è, ammesso che ci siano, no? Sappiamo che in effetti non è così, ma comunque, e dice ma mica possiamo scegliere noi, dico certo che potete scegliere voi, perché voi dovete scegliere in base al fatto che noi siamo qui, anzi, ho detto, rispetto alla questione che loro, ma voi venite da noi, noi non possiamo fare niente, ricordate, ma siccome io invece, ho detto, sono consapevole che voi siete amici degli idonei ad altri compiti, perché voi non volete, in effetti sono due anni che voi qui non state andando avanti, e non state andando avanti perché c'è una mobilitazione, però dico, io sono sicura che le persone che sono qui di fronte a me non hanno un interesse personale a portare avanti questo passaggio, non fosse altro che perché, conoscendo bene la scuola, ognuno di voi, sapete benissimo cosa significherà il passaggio del personale idoneo ad altri compiti sui profili amministrativi e tecnici, perché significa il collasso, no? Allora, visto che è così, e visto che voi ci volete aiutare, e visto che voi sostenete che il principio è quello di bloccare la legge, noi vi diciamo, rappresentate al ministro e al MEF e alla funzione pubblica il fatto che c'è un impedimento ad andare avanti che deriva da una mobilitazione che non si spegne e che anzi sta saldando componenti diverse, che è la verità, che si aggiungono di volta in volta a mano che le categorie implicate capiscono qual è la posta in gioco. Perché dico i precari? Noi perché siamo qui con i precari amministrativi? Perché i docenti malati in piazza non è che ci possono stare sempre e sono sempre una delegazione. Quindi i precari amministrativi e tecnici che sono giovani e forti invece no, perché loro in campo ci possono stare, essendo per fortuna loro in buona salute, e quindi visto che loro devono salvare il proprio posto di lavoro, perché è chiaro che salta totalmente, guardate che loro lo sanno benissimo, il vostro posto di lavoro è saltato se non salta il disposto di legge, ma non il decreto, è la legge, perché il problema del decreto è che il decreto esiste nel momento in cui c'è una legge che lo prevede e che ha messo in campo. Quindi ho detto, visto che noi siamo qui e vi spungoliamo continuamente e vi impediamo di fare il vostro lavoro, voi dovete rappresentare all'amministrazione che non potete procedere senza ascoltarci, perché se così fosse qui ci sarebbe l'insurrezione, perché la gente non sta a casa, anche perché questi non sono tempi in cui se si perde un lavoro se ne trova un altro. Chi perde il lavoro oggi lo ha perso e basta, e fa la fame. E non è un caso che su un territorio come quello per esempio di Napoli si risenta di più e ci sia una più grande mobilitazione, perché quello è un territorio già in sofferenza
da un punto di vista lavorativo, e i precari amministrativi e tecnici, che non sono dei ragazzini ventenni al primo posto di lavoro, ma che sono colleghi e colleghe con 15-20 anni di servizio, che sono non solo genitori ma nonni, come la nostra carissima Rita, che ha una nipotina bellissima appena nata, e che quindi hanno, diciamo, famiglie da mantenere, non è che sono tranquilli e tanto trovano un posto svoltato l'angolo, perché così non è, perché questo è un momento di emergenza sociale. E dunque, in maniera consapevole, se realmente questa amministrazione dice, come noi crediamo profondamente nelle parole che dice, di essere vicino ai docenti di donne, che rappresenti la volontà di un tavolo all'interno del quale noi, e questo vi ho detto scendendo alla dottoressa De Luca, nel momento in cui presentiamo le risposte concrete, e cioè il fatto che ancora oggi ci sono i soldi per poter operare, e perché i finanziamenti non sono stati tagliati tutti, ma ci sono, voi avrete l'obbligo, una volta che noi ve lo presentiamo formalmente a un tavolo tecnico, di riportarlo al formale tavolo della contrattazione nazionale, in modo che le organizzazioni sindacali siano inchiodate, perché non è vero che noi non gliel'abbiamo mandato anche al Ministero, noi abbiamo già mandato le nostre risoluzioni, loro sostengono di averlo dato alle organizzazioni sindacali, le quali sostengono di non averlo ricevuto, allora diciamo noi, bene, visto che è così, aprite un tavolo tecnico, noi vi presentiamo formalmente la nostra proposta, e voi che avete aperto un tavolo tecnico non potete esimervi dal portarlo al vero tavolo preposto alla contrattazione. Se loro dicono no, sono loro che stanno dicendo no, e non loro che sono tanto buoni e che vorrebbero salvarci, però non si sa perché poi alla fine non ci salvano mai. Peraltro oggi alle 3 qui c'è il nuovo incontro con le organizzazioni sindacali che stanno qui. Ho detto, ma entrano dalla porta laterale o entrano dalla porta principale? No, entrano dalla porta principale. Ma vabbè, allora li possiamo anche aspettare eventualmente, perché tanto a mangiare un boccone, e quindi, perché così non glielo mandiamo a dire, glielo diciamo noi. E poi abbiamo rappresentato, adesso do anche la parola ai colleghi, e anche il fatto che non è vero che noi non abbiamo avuto assicurazioni da parte dei partiti di presentare una proposta di legge alternativa una volta insediati. Ho detto, però voi ci dovete dare il tempo per poterci lavorare, perché anche se loro si dovessero insediare il 15, e non è che il governo appena insediato il giorno dopo in 24 ore presenta una proposta di legge alternativa, e non vorremmo che invece in questo periodo di interregno qualcuno, anche in autotutela, come loro stessi hanno detto, e cioè il MEF, presenti invece un decreto che viene firmato, visto che il nostro ministro l'ha già firmato quello precedente, in un battibaleno. Quindi noi abbiamo fatto una proposta concreta, un tavolo tecnico in cui rappresentarci, perché io gli ho detto chiaramente, non sono più tempi in cui nessuno rappresenti nessuno se non è direttamente delegato, non perché c'è una delega in bianco. Movimenti siamo noi e i movimenti si rappresentano, se lo avete capito bene, se no ci autorappresentiamo. Diciamo che su questo ci siamo lasciati con una interlocuzione aperta, ovvero oggi noi dovremmo, se ci riusciamo, chiamare le organizzazioni sindacali, che verranno non con i cartelli, quindi non so se li dobbiamo fermare uno per uno e vedere chi è, e dire signori, noi siamo qui, non vi diamo deleghe, se firmate sono cavoli vostri, ve lo diciamo, mettete sul piatto quella che è la nostra proposta, se non lo fate avete avuto centinaia di revoche e ne continuerete a ricevere senza nessun problema, perché adesso siamo alla frutta. Dovete impedire questo, e quindi noi diciamo che abbiamo chiesto un tavolo tecnico, che lo vogliamo e che loro non sopponessero, perché se no li faremo politicamente, naturalmente, fuori, nel senso sindacalmente fuori, nel senso che faremo le revoche. Allora, per quanto riguarda il decreto, ha parlato Anna Grazia, per quanto riguarda i precari,
Allora, per l'aggiornamento, hanno detto che loro hanno ottenuto in tempi brevi il punteggio 0,50 per gli amministrativi che hanno sostituito i DSGA. Ecco qua, ecco il punto. Allora abbiamo ribadito tutta la storia che dal 1° di settembre molti non stanno lavorando e che assolutamente devono pensare anche a noi. Assolutamente dobbiamo avere un punteggio giuridico senza il salva precari dal 1° di settembre, e loro hanno detto che ci stanno lavorando, su questo siamo concordi. È uno. Mobilità professionale, non è assolutamente vero, ha detto, da dove parte questa cosa? I sindacati non ne hanno parlato e né mai ne parleremo, la mobilità professionale è finita e basta. Non c'è per nessun passaggio, nemmeno degli amministrativi come DSGA. Questa è una cosa finita, lo ha detto De Angelis e lo hanno detto anche le dottoresse indignate. Assolutamente no. Altra richiesta dov'è, Beppe? Che abbiamo chiesto per la mobilità. Il punteggio perché ci devono salvaguardare, le missioni in ruolo per i collaboratori non ci saranno finché non si risolve, e ovviamente abbiamo chiesto gentilmente di stare lì a perdere tempo, di non accelerare fino a che non si insedia il nuovo governo, e col nuovo governo assolutamente dobbiamo fare il possibile e l'impossibile per contattare i politici, perché devono eliminare, abrogare la norma. Con la norma eliminata possiamo cominciare a parlare, perché se veramente il decreto passerà poi alla firma del MEF, ragazzi, noi precari definitivamente a casa. Quindi cerchiamo di farlo capire. Ah, e poi anche la nomina fino a rente diritto, stanno lavorando anche su quello. Ha detto dobbiamo vedere un attimino come fare, perché ci siamo resi conto che anche l'aggiornamento può essere deleterio. Quindi più di questo è... Comunque parlo, cioè c'è la possibilità di dialogo, c'è la possibilità di fare un tavolo, una trattativa anche con noi. Quindi cerchiamo di pressarli, noi adesso non dobbiamo mollare, ragazzi, adesso veramente facciamo tantan, passaparola, contattiamo tutti i colleghi di tutta Italia, lo so è stancante, lo stiamo facendo da mesi, da anni, però non molliamo adesso, è il momento giusto per ottenere qualche cosa, e ottenere qualcosa vuol dire eliminare prima il decreto, cioè la norma in primis. Parlato? Gli elenchi prioritari non ne ha voluti parlare, non ha voluto parlare, però io gli ho dato il documento unitario, gliel'abbiamo dato, e in più gli ho dato anche le rimostranze che abbiamo creato noi a Napoli e abbiamo dato, ecco, siamo già informati, già sappiamo tutto. Aspettate alle 3 i sindacati e vedete che campo si può fare. Avete detto Rita, i nostri interventi sono stati vari, però in particolar modo sempre il mio è stato, non si sente, non si... Io ho sollevato magari il problema del perché si sta cercando, quantomeno altre sigle sindacali stiano tentando, di far transitare, di approvare la mobilità. La mobilità dei collaboratori scolastici al profilo di assistente amministrativo. Io gliel'ho detto, cioè per me è un'assurdità che si stia cercando di agevolare il passaggio di ruolo solo dei collaboratori scolastici, quando sono tutti persone alleata, e quindi se c'è un passaggio di ruolo deve essere anche garantito agli assistenti amministrativi. Ma la cosa più grave è quello di favorire una mobilità da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo, quando c'è collaboratori scolastici sono garantiti dal loro ruolo e noi assistenti amministrativi dopo 13 anni siamo solo precari. È precario in pericolo, perché qualora dovesse passare il decreto degli inidonei, noi andremmo a casa.
Un'altra cosa che abbiamo visto, ad esempio, che sono, esistono altre figure, come anche ad esempio i modelli viventi sono stati passati in assistenti amministrativi, collaboratori scolastici. Ecco, sì. Quindi anche loro, sono un po' in difficoltà nel cercare di dare delle risposte. Io penso che sia necessario continuare la nostra presenza, i nostri presidi, insomma le nostre interpellanze, i nostri contatti con loro. L'unica cosa che ho visto, alcune cose ho notato che non sono preparati in tutto, no? Come ad esempio, cioè per loro gli assistenti amministrativi, la funzione che svolgiamo noi come assistenti amministrativi, nulla cambia se lo svolga un assistente amministrativo che sia competente come lo siamo tutti noi o un docente inidoneo, è un organico. Ma facciamo tutti, ci mettiamo loro a farlo l'assistente amministrativo. Io per loro è sempre... È stato soltanto un punto, cioè non è che ci sia stato un contratto, delle decisioni definitive nell'incontro del 5 marzo, è stata una discussione informale, ecco, l'hanno definita una discussione informale. Esistono graduatorie che si è incaricato annuale che si poteva mettere in DSGA se non è di ruolo. Quindi che è questa nota di che aspetta? Che serve? Allora, per quanto riguarda il punteggio 0,50, allora l'ho detto prima, loro hanno detto, noi ci siamo messi in tempi brevi perché alcuni assistenti amministrativi che per anni hanno fatto il DSGA vogliono un punteggio pieno. Io non sono di ruolo. Hai avuto la nomina come DSGA. Articolo 2 non c'è. Dove lo metto il punteggio io? Per DSGA 0,50. Ma lo aggiorni anche come assistente, perché io non ho potuto prendere un annuale. Loro comunque allora stanno lavorando sull'aggiornamento del personale. Sì, un paravento, profilo superiore e inferiore, pensa a un bidello che prende l'incarico annuale. Ma non ne parlano proprio, si sono indignati, hanno detto della mobilità. Non esiste proprio, ecco, nemmeno i sindacati. Posso fare un esempio? Facciamo un esempio, perché se no non capiamo. Abbiamo studiato prima la fase. Io sono un'amministrativa, io sto in 24 mesi assistente amministrativo. Poi che faccio? Sto contemporaneamente 24 mesi anche come collaboratore. Prendo l'incarico come collaboratore scolastico, mi offrono anche una nomina annuale data dal dirigente scolastico, imposta dal primo gennaio, resosi disponibile 30 giugno, no? Convocato dal dirigente scolastico, creato dall'istituto. Io posso lasciare l'incarico annuale come collaboratore e prendo il 30 giugno come amministrativo. Guarda caso, in quella scuola non c'è un DSGA. Mi danno l'incarico come DSGA. Chiappetta dice, chi vuole aggiornare, chi ha fatto l'incarico come DSGA, può aggiornare 0,50 per intero come amministrativo. Scusa, perché è un profilo superiore. Ma innanzitutto già lo potrei fare, perché se io prendo un incarico come DSGA, non è possibile un incarico come DSGA, perché no, io che sono... non sono di ruolo, non sono nelle graduatorie come di SGA, quindi è sostituzione di SGA. E scusate, ma uno che fa l'amministrativo in una scuola e faccio sostituzione di SGA, già lo prendo lo 0,50 come amministrativo, quindi cosa stai chiarendo? Allora pensiamo a un altro discorso, questo è il giochetto della mobilità, favoriamo di SGA e possano i collaboratori se pare, che sia la stessa cosa. Lui ha detto di no, ragazzi. Il collaboratore a questo punto, nella stessa condizione, io poi quando devo aggiornare, che faccio? Io allora come amministrativo metto sempre 0,50, perché pure se ho fatto la funzione, facente funzione ex di
di SGA, metto sempre come amministrativo tutti i mesi 0,50. Siccome sto pure in collaboratore scolastico, metto nello stesso discorso inferiore e superiore, ho prestato servizio profilo superiore amministrativo e di SGA ancora di più, metterò 0,50. Quindi fanno il volo quelli che stanno i collaboratori scolastici, o comunque anche io che sto come collaboratore scolastico devo mettere 0,50 perché ho fatto l'amministrativo, ma lui non l'ha chiarito, per non aprire le menti, come noi che possiamo mettere su tutte e due profili. Ma ci siamo capiti? Di SGA, ricordatevi, se non sono di ruolo non sto in nessuna graduatoria di SGA, devo essere personale di ruolo, che ho fatto la domanda l'anno scorso in uscita con una cosa in più, non solo la laurea, ma anche di avere il diploma, ma devo essere comunque di ruolo. Ma se io faccio la facente funzione, la sostituzione non di SGA, sono amministrativo, non capiamo, di SGA faccio la sostituzione, ma io sto contento, come lo metto che di SGA non sto in nessuna graduatoria? Allora a chi serve? A chi come me amministrativo fa gli SGA, ma anche se non lo fa, io posso mettere 0,50 pure come bidello, perché sto facendo un profilo superiore. Questo non l'hanno chiesto però, il bidello amministrativo, non l'ha mai capito. Oggigiorno io ho capito una cosa, ragazzi, la strada per entrare di ruolo è bidello, ruolo, mobilità professionale, amministrativa. Cioè fai l'amministrativa ma per bidella, puliamo primi cessi e poi passiamo alle scrivanie. Però il corso di formazione per bidella e per pulire i cessi noi non l'abbiamo avuto, giusto? Quindi non le sappiamo. Allora sì, questa forse è la strada, ma se firmeranno il decreto, ma il decreto noi non lo faremo firmare. Come non è stato firmato fino adesso. Non voglio, voglio fare l'amministrativo. Esatto. Non voglio fare l'amministrativo. In un certo senso abbiamo interpretato noi a Catania, quando si liberano i posti. Allora facciamo conto che io nella mia scuola ho la 104, sono inamovibile sia per gli ATA che naturalmente per i docenti bidoni, di conseguenza nemmeno se viene il procuratore della Repubblica mi muovo dalla sedia dove sono, è chiaro. Quindi devo aspettare che si libera il posto nella mia scuola, cioè fra 20 anni, 30 anni, perché lì ci sono tutti amministrativi giovanissimi, quindi chiaramente campa cavallo che l'erba cresce, probabilmente me ne andrò prima al cimitero, no? Prima di passare ATA in questa maniera, quindi qui, ma speriamo proprio di no. Comunque, ecco, diciamo che gradatamente significa proprio questo. Certo, è chiaro che chi non ha la 104, chi non ha l'invalidità, da questo punto di vista è penalizzato, perché appena ci sono posti liberi, naturalmente transiterà. Però questo sempre malauguratamente che questo decreto venga approvato. Noi, ripeto, abbiamo sensibilizzato tutti i politici del nuovo governo, abbiamo cercato di fargli capire che la norma va abrogata, anche loro dal parte del MUR ritengono che comunque è una norma lesiva di diritti, soprattutto della salute. Speriamo bene, incrociamo le dita e preghiamo, perché a questo punto mi sa tanto che ci vogliono solo le preghiere. Possibilmente oggi abbiamo anche la fortuna di fare il nuovo Papa, può darsi che sia l'auspicio, visto che c'è il conclave, e preghiamo. No, no, non è stato firmato. La spending è passata, noi abbiamo chiesto a tutti, diciamo, sia i rappresentanti della maggioranza, sia alla Camera che al Senato, di abrogare, appena loro siederanno al governo, questa norma che è una mostruosità intellettuale, e ci hanno assicurato che avrebbero approvato tale norma. Però naturalmente le promesse in campagna elettorale lo sappiamo come vanno. Quindi comunque noi abbiamo sensibilizzato tutti gli schieramenti e non abbiamo lasciato nessuno per far condicio, staremo a vedere. Che chi vuole beneficiare della dispensa non ha bisogno
di andare a visita nuovamente. Ma sì, perché se voi pensate che la 335 praticamente, cioè praticamente la dispensa la si poteva chiedere nel momento in cui uno aveva i 15 anni, io me ne voglio andare con 15 anni di servizio. Praticamente con quello maturato, chi te lo chiede di andartene con quello maturato? Prenderai 600 euro, non prenderai più di questo, però nessuno sì, ce l'ha assicurato, perché noi gli abbiamo fatto proprio esattamente questa domanda, perché c'era una collega che diceva, piuttosto che anche perché purtroppo le commissioni mediche non tutti ragionano alla stessa maniera, di conseguenza dice, piuttosto che andarmi a sottoporre ad un'altra visita, io preferisco non chiedere la dispensa. Comunque, il dottor De Angelis, vero Titti, dov'è? Ci ha assicurato, il dottor De Angelis ci ha assicurato che la dispensa lo nel momento in cui verrà firmato il decreto. Cioè nella nuova bozza è stata inserita questa possibilità di andarsene con la dispensa. Se mi faccio il mio caso, io ho 39 anni di...